Buongiorno carissimi, bentrovati in questo giorno particolare per noi cristiani, perché oggi 8 settembre festeggiamo la natività della Beata Vergine Maria. Solitamente dei santi, ecco, sappiamo che celebriamo soltanto il giorno della nascita al cielo, che è il giorno della morte, mentre di Giovanni Battista e della Vergine Maria noi celebriamo la nascita, perché sono più strettamente legati alla vita di Gesù Cristo. E pertanto nel Protovangelo di Giacomo noi sappiamo che Maria, avendo avuto i genitori Gioacchino ed Anna, è venuta al mondo. Nel IV secolo fu costruita una basilica nella parte orientale del nostro mondo. Questa festa è entrata poi da noi per volere di Papa Sergio I. Le letture che oggi la liturgia ci propone sono una tratta dal libro del profeta Michea, capitolo 5, versetti 1 fino al 4, oppure la lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, capitolo 8, dal versetto 28 al versetto 30. Bene, nel libro di Michea, ecco, vediamo come dice il versetto 2: perciò Dio li metterà in potere altrui fino a quando partorirà colei che deve partorire, e il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli di Israele. Nella pienezza dei tempi è venuto il Cristo, è nato dalla Vergine, dice la lettera agli Efesini. Bene, allora Maria è stata, sì, voluta da Dio, è stata preservata da ogni peccato originale, è stata pensata dal Signore, da Dio Padre, nella custodia, è stata custodita. Custodita per portare in grembo il Salvatore del mondo. Allora, nel Vangelo di oggi, tratto dal Matteo, capitolo 1, dal versetto 1 al versetto 16, dal versetto 18 al versetto 23, potremmo ascoltare soltanto la seconda parte, che è del Vangelo in forma breve. Comunque, la genealogia è un elenco di nomi, che sono volti, storie. Si intreccia la storia del peccato e della grazia. Uno per tutti, per esempio, è Davide. Dice qui la lettura: Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria. E sappiamo molto bene che chi aveva dato il via libera all'uccisione di Uria era stato proprio Davide, il quale aveva consumato un rapporto insieme alla moglie di Uria, la quale era rimasta anche incinta, e quindi ecco che Davide, per coprire il suo peccato, trama di far uccidere Uria. Storia di peccato e di grazie, così come altri nomi che troviamo nella genealogia. Ma ecco perché il dono dello Spirito Santo, ecco che noi abbiamo ricevuto, un dono che dobbiamo sempre chiedere. Oserei dire che la nostra fede è un pochettino forse meno pneumatologica, nel senso, il nostro pregare quotidiano, forse in maniera specifica, non sempre preghiamo lo Spirito Santo, lo invochiamo certamente, però su alcune situazioni particolari lo Spirito interviene, ecco, e lo possiamo invocare con i sette doni con i suoi sette doni. Ecco allora che nella seconda parte del Vangelo Giuseppe viene dall'angelo del Signore rassicurato perché Maria, ecco, partorirà per opera dello Spirito Santo, questo Spirito che è sceso su di lei, che le ha portato in dono la maternità. E allora, ecco, noi siamo venuti al mondo, siamo nati anche noi. Il Signore ci ha pensato, non è che ci ha pensato, il Signore ci ama, certo che sì. Ecco, allora cerchiamo di corrispondere sempre alla sua grazia, invochiamo il suo Spirito perché nei momenti quotidiani della nostra esistenza siano veramente ben visibili i passi da dover compiere nella nostra volontà, nella nostra tenacia, certamente. Però ecco che è un suggerimento da parte del Signore, perché possiamo sempre fare la sua santa volontà. Sesto il Vangelo ci dice: Beata sei tu, Vergine Maria, degna di ogni lode, da te è nato il sole di giustizia, Cristo nostro Dio. Un augurio fraterno a ciascuno di voi per una buona e santa giornata e buona festa della Natività a tutti. Ci vediamo domani per il nostro appuntamento.